Siamo in Svizzera. Stiamo andando a Lugano e ci vogliono 40 minuti. Qua non puoi superare il limite, perché sennò anche solo di un chilometro ti pigli la multa. Per cui dobbiamo stare attenti a non pigliare la multa. Anche perché qua in Svizzera è molto diverso dall'Italia. Se riusciamo andiamo anche all'IKEA. Spero. Almeno per comprare una cosina. Comunque, come vedete, le strade sono molto diverse. Meno male che non c'è la musica, così almeno non me lo dà come copyright. Metri. Alla rotonda prendi la seconda uscita. Segui dritto. Sembra di essere a Miami. Queste palle. Miami Beach. Ci siamo a Lugano. Sembra di essere in vacanza, ma non lo sono.
mancano 7 minuti e siamo arrivati. Qua secondo me è bello. Tra 600 metri alla rotonda prendi la seconda uscita. Allora, siamo a Lugano, adesso siamo fermi, cioè in senso sono in un parcheggio perché il mio ragazzo sta andando a fare un colloquio e allora speriamo bene e niente, se riusciamo andiamo all'IKEA, che sto cercando di guardare intorno che non c'è nessuno perché sennò facciamo... Mi guardano male come per dire, ma questo parla col telefono. E niente, per cui spero di riuscire ad andare all'IKEA, che volevo comprare due o tre cose a vedere. Visto una signora, ho smesso di parlare. Mamma mia, ti guardano male come se hai visto chissà cosa. E perché adesso sono le 3. In teoria l'appuntamento ce l'aveva alle 4. Però ci abbiamo messo 40 minuti per arrivare a Lugano. Per cui diciamo che un altro signore del sorriso. Mi vergogno perché poi ti guardano male, proprio male, come per dire boh. Comunque niente, e adesso vediamo se riesco a finire prima. Abbiamo ancora fino al massimo fino alle 6, perché poi ora che torni indietro è tardi. Non so se questo vlog secondo me questo vlog sta diventando un vlog in macchina, altro che un vlog andiamo a Lugano in Svizzera, vi porto con me. Di solito io da casa mia, da dove sono io, a Lugano ci vogliono 40 minuti da Lugano, ma se vai in Svizzera o in Mendrisio in 10 minuti sei là, cioè, per cui calcolate che ci metto 10 minuti per arrivare a Mendrisio o in Svizzera, perché è proprio vicino a casa mia, e invece Lugano è più lontano. E niente, per cui adesso vediamo, vi riprendo quello che facciamo, spero di fare qualcosa e vediamo, anche perché non dovrebbe essere un viaggio in macchina, ma
Dovrebbe essere un vlog normale dove vi faccio vedere Lugano, dato che nessuno cioè, ci abita oppure viene spesso qua. Io, dato che ci abito e sono vicino, ovviamente ve lo faccio vedere. Così almeno avete visto anche un po' Lugano, avete visto un po'... Adesso vediamo cosa riesco a farvi vedere. Solo che è tardi e non ce la faccio stare in giro. Però se volete un vlog dove vi faccio vedere questo pezzettino dove c'è Lugano, il lago di Lugano, eccetera, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che poi quando decido un giorno possiamo fare un vlog solo per farvi vedere Lugano. E niente, per cui ci vediamo dopo, perché mi continuo qui, guardo le persone. E, a parte che mi tenete compagnia, perché sennò da sola in macchina, cioè, mi annoio, non so cosa fare. Internet non lo posso utilizzare perché paghi, e dato che internet si paga all'estero, perché qua siamo all'estero, io pago internet, pago le chiamate, pago tutto e non posso utilizzare il telefono. L'unica cosa che posso utilizzare è il video per, diciamo, solo quello. Tutto il resto paghi, solo per 2 minuti di chiamata calcolate 3 euro, vi fanno fuori. Vabbè, ci sentiamo dopo, cioè vi faccio vedere dopo cosa facciamo. Come vedete sono in parcheggio, vediamo se riesco a farvi vedere. Passano le persone, sono in un parcheggio, c'è il cellulare che bolle, per cui è meglio che ci sentiamo dopo, prima che vada in KO. C'ho scritto qua 01. Quante cose che ci stanno. Questa è la mela. E poi c'è il tè. Quanto è che hai speso? Sai?
una casa. 40 minuti. Siamo sulla Ferrari. No, non è vero. Magari. Cioè, guardate che figo. Thank you.
Vi faccio vedere cosa ho comprato. Ho preso la sacca, il sacchetto nuovo dell'IKEA, perché tanto costava 70 centesimi quello piccolo e mi sembra un euro quello grande. Non ho preso tante cose perché poi allora ho preso, non è che tanto poi dovrei ritornarci di nuovo a prendere tutto quello che mi serve per la casa. Per il momento ho preso solo questa borraccia. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. No, niente, perché sennò è difficile, non vedete niente. Invece così col flash vedete che cos'è. Allora, questa è una borraccia termica con due bicchieri e porta zucchero. Poi quando l'apro, che lo userò, ve la farò vedere. Questa qua 16 franchi, se non mi sbaglio, 16 franchi un litro. Poi, questa è la bottiglia vuota. Poi ho preso questi bicchierini per il limoncello, dato che li volevo nuovi. Questi mi sembra 6 franchi, 7 franchi più o meno. Sono 6 e sono piccolissime. Sono questi i bicchierini piccoli per gli alcolici, in poche parole, dato che a me piacciono perché sono troppo belli. Allora ho preso questi qua. Però tanto poi quando tornerò prenderò tutto dell'IKEA. Poi vabbè, la bevanda, che queste, allora, queste due fanno un po' schifo, non mi piacciono perché sono tutte e due frizzanti. 2,50 euro, cioè 2,50 franchi una, ovviamente. E per finire ho preso queste magnifiche ciotole. Adesso vediamo lo scontrino, sì, lo scontrino, così ve lo dico. Queste magnifiche ciotole per l'aperitivo, ci posso mettere le olive, quelli per l'aperitivo che non mi ricordo. Comunque sono fatte ciotole bianche e sotto praticamente l'asse di legno. L'ho viste in un vlog di uno youtuber. Dato che l'ho viste nel suo video, ho detto no, devono essere mie. Allora sono andata a comprarle. E ho preso questi qua. Questi. In totale abbiamo speso 39,60 franchi. Per cui calcolate la borsa 75 franchi, i bicchieri piccoli 4,95 franchi e le ultime due cose con la borraccia 16,95 franchi e queste le ciotole 16,95 franchi. Perché ovviamente vanno in franchi. E niente, questo è stato l'acquisto che ho fatto. Ovviamente ho preso solo queste tre cose che, diciamo, per il momento, anche se in teoria mi servono per la nuova casa. Ovviamente non le uso, forse userò questo perché non abbiamo la cucina e quando andremo a lavorare massimo faccio il caffè e porto dentro, cioè metto dentro il caffè, così almeno sono a posto. E niente, questo è quello che ho fatto. Per cui sono le 7, ormai è già buio, concludo qua il vlog, spero che vi è piaciuto. Era un vlog un po' particolare, e calcolate che anche domani dovrei andare a Lugano per un altro colloquio e niente, per cui in poche parole non ho fatto così tanto shopping, ma perché eravamo lì di passaggio e allora ci volevano 15 minuti da dove ero nel posto a, diciamo, all'IKEA, per cui ho ripreso. Alla fine era un viaggio in macchina, però boh, non lo so, fatemi sapere se vi piacciono questi video, questi vlog in macchina. Non so, così forse ne farò altri. Oppure non so se mi fate sapere anche se volete un vlog
dove prendo i posti tipo Mendrisio, Lugano, come ho detto prima, fatemelo sapere così almeno mi organizzo, perché ovviamente di star lì almeno un giorno, cioè da andare dalla mattina presto fino alla sera, perché calcolate che mi cioè lì per fare passeggiate, per visitare quasi tutto ci vuole almeno un giorno, cioè almeno per chi abita lì vicino come me ci vuole poco, però quelli che sono lontani, che ovviamente non possono andare in Svizzera, è normale che ci vogliono più giorni. Però per me che sono lì vicino ci metto anche poco ad arrivarci, per cui non so. Fatemi sapere se vi piacciono questi vlog o se vi piace che io andrò in Svizzera a farvi vedere un po' tutto, per quelli che ovviamente non possono venire in Svizzera. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, perché in questa settimana ci saranno solo due video. Per il momento non caricherò al sabato, ma caricherò solo al martedì e giovedì, almeno che non ho voglia di caricare, diciamo, un video. Invece di caricarne due, ne carico uno. Per cui ci arriverà quei giorni in cui caricherò solo un video. E ovviamente poi ci sarà la pausa su YouTube, perché ho già registrato tanti video e dato che il lavoro inizia a esserci di più, è difficile stare dietro anche a YouTube. Per cui, almeno che ci sono miglioramenti su YouTube, sulle visualizzazioni e sulle persone che scrivono sempre sotto nei commenti, allora potrei cambiare idea e dire ok, faccio più video. Invece così mi rimango un po' troppo moscia, in senso che se nessuno li guarda, io cosa li faccio fare? Cioè, non li faccio per me, li faccio per intrattenere, per non so, scambiarci tutto. Per cui io lo faccio anche per quello, anche perché ci vuole il tempo di montare il video, ci vuole il tempo di registrarlo, non è facile che lo fai così tanto per fare. Per cui io d'oggi in poi guarderò chi è presente e guarderò ovviamente i video che piacciono, ovviamente lo noto sulle visualizzazioni, però non ho capito perché dico sempre le stesse parole e sempre ovviamente. Mi fa male il braccio. Chiudo qua questo vlog, così almeno entro giovedì è già pronto, perché tanto oggi ho 2 giorni per montare questo vlog, che di sicuro è durato un eterno. Però ho voluto fare questo video, questo vlog diverso, in macchina, così non devo star lì a parlare, parlare e basta, come sto facendo adesso. Per cui sto zitta, è finito. Adesso vado a mangiare. Noi ci vediamo al prossimo video, per cui al prossimo martedì. Ciao!